determinante nella maturazione politica e nell'impegno politico sia di Carlo che di Nello fu l'incontro con Salvemini, che avvenne intorno al dopoguerra, intorno al 1920. Nello era uno studente di Salvemini, e proprio mentre i due fratelli maturavano il loro percorso di studi. Salvemini già conosceva la madre di Nello e Carlo, già conosceva la sua tragedia della morte di questo figlio nel 16 durante la Prima Guerra Mondiale, quindi è quello, l'incontro con Salvemini è qualcosa di molto formativo per loro e concretamente si manifesta a Firenze con queste due esperienze del Circolo di Cultura, che è del 23-24, e poi del Non Mollare. Però devo dire che a questo punto ormai i due fratelli hanno dei collegamenti nazionali, con tutta la cultura antifascista di quegli anni, Torino, Milano, Roma, Genova. Si tratta di una maturazione che li vede anche in quel periodo ritornare da viaggi all'estero dove hanno visto l'Inghilterra, quindi con una maturazione che è in progress ma è molto, molto significativa. Da un lato Carlo è più inclinato verso il Partito Socialista Unitario, che poi sarà il partito di Matteotti e il ritorno in questo partito di Turati e della Kuliscioff, e dall'altra Nello che rimane invece più vicino alle esperienze della democrazia, del repubblicanesimo risorgimentale e poi dell'azione di Giovanni Amendola nel quadro dell'opposizione al fascismo, che ormai dopo la marcia su Roma sempre più manifesta le sue pulsioni autoritarie e contrarie allo Stato liberale. E naturalmente Firenze è una città che diventerà rapidamente fascista e in cui però c'è un'intellettualità che cerca di mantenersi degli spazi di libertà. Il primo è il Circolo di Cultura e la seconda esperienza, che poi è un'esperienza pilota, perché è un'esperienza di una stampa antifascista clandestina che nasce a Firenze, il Non Mollare, e in tutte e due queste esperienze ovviamente un ruolo guida a Salvemini, ma oltre a Salvemini altri giovani, come per esempio Ernesto Rossi, che naturalmente lavorano per un estremo tentativo di difesa contro la deriva totalitaria o comunque autoritaria del fascismo e di Mussolini, specialmente dopo il delitto Matteotti. E il Non Mollare infatti è strettamente collegato a questa esperienza, così come la militanza di Nello Rosselli nell'Unione Democratica di Amendola è legata anche all'esperienza dell'Aventino e all'idea di una resistenza al fascismo che si esprimesse a livello istituzionale e a livello morale. Tutto questo probabilmente non bastava perché la tragedia poi si compie.